Nadia è nata in Italia e suo padre ha avuto a disposizione 10 giorni per poter stare lontano dal proprio lavoro, sostenere la madre subito dopo il parto e avere il tempo necessario per creare il primo forte legame che lo unirà alla bambina per tutta la sua crescita. In Spagna, quello stesso padre avrebbe avuto a disposizione 16 settimane, di cui 6 obbligatorie. Il congedo di paternità è uno degli indicatori principali, ma non l'unico, che mostra quanto nel nostro paese ci sia ancora da lavorare per favorire una partecipazione piena della figura paterna nella cura dei figli e delle figlie. Si vedano ad esempio i dati INPS sui congedi parentali tra il 2015 e il 2019: ad allontanarsi dal lavoro per far fronte ai propri compiti di genitore sono state per oltre l'80% le donne. Non sorprendono allo stesso modo i numeri dell'Istat sulla distribuzione del lavoro domestico e di cura non retribuito, svolto mediamente per 1,50 ore dagli uomini a fronte delle 5,13 ore impiegate dalle donne. Ma perché come società bisognerebbe fare molto di più per recuperare questi gap? Misure per favorire la piena condivisione nelle cure hanno ovviamente un impatto sulla parità di genere. Quello che le statistiche ci mostrano oggi è che in Italia entrare in una relazione di coppia significa ridurre il tasso di occupazione femminile. Nella fascia d'età tra 25 e 44 anni, l'occupazione femminile massima si registra tra le donne sole, con differenze di genere irrisorie. Vivere in una coppia senza figli fa salire il tasso di occupazione maschile, mentre fa scendere quello femminile. Vivere in una coppia con figli non cambia la vita degli uomini occupati, mentre per le donne il calo nei tassi di occupazione è drammatico. Le donne che lasciano il lavoro retribuito dichiarano di farlo in quasi la metà dei casi per la difficoltà a conciliarlo con la cura delle figlie e dei figli, per ragioni legate in gran parte alla carenza di servizi di cura. A beneficiare di misure che favoriscano la paternità attiva sono le bimbe e i bimbi. Il coinvolgimento del padre sin dalle prime fasi di vita ha esiti positivi sullo sviluppo cognitivo e cerebrale. Come sottolineato tra gli altri da una review del 2008 che ha preso in considerazione 24 studi longitudinali per 22.000 soggetti esaminati, bambine e bambini il cui padre sia stato attivamente coinvolto in età evolutiva mostrano minori problemi comportamentali in adolescenza, minori comportamenti violenti e antisociali e migliore successo scolastico. Gli stessi uomini e le dinamiche di coppia ne trarrebbero giovamento. Non solo il coinvolgimento dei padri nell'assistenza fin dalla nascita contribuisce a sviluppare un atteggiamento empatico di questi, ma come mostrato da diversi studi di neuroscienze, ha impatti a livello endocrino. La paternità attiva e partecipe sin da subito aumenta i livelli di ossitocina negli uomini, riducendo il comportamento aggressivo. Considerando le implicazioni sociali, economiche e di salute della partecipazione attiva dei padri nella cura dei figli e delle figlie, soprattutto nella prima infanzia, azioni che promuovano tale coinvolgimento devono essere prioritarie per il nostro paese. Il progetto Free Parent mira a promuovere il coinvolgimento paterno fin dai primi momenti, paritetico, attivo ed empatico. Lo fa lavorando sulla capacità dei professionisti e dei facilitatori della comunità di coinvolgere i padri, sensibilizzando alla decostruzione di norme culturali e stereotipi che rafforzano le disuguaglianze e aumentano il rischio di violenza di genere, e promuovendo il cambiamento delle politiche e lo scambio di conoscenze, sia a livello europeo che nazionale.